Matteo De Peru, presidente della Ichnos Floor Garden. Ormai siamo in dirittura d'arrivo perché sta per iniziare un'altra stagione. Ricordami a che numero siamo arrivati in queste stagioni, perché ogni anno si dice troppi sacrifici, bla bla bla. 18, 19, quanti sono? Diciamo che questa è la 25esima consecutiva 25esima stagione. Sì, ma infatti scherzavo perché nell'ultima intervista avevamo sottolineato questa sorta di nozza d'argento con il futsal che verrà rappresentata dalla vostra squadra Ichnos Floor Garden in un campionato decisamente importante. Sì, diciamo che per anche quest'anno vorremmo mantenere vivo l'interesse che abbiamo avuto l'anno scorso anche da parte degli sponsor e degli affezionados che ci seguono da tutti questi lunghi 25 anni, per cercare di mantenere la categoria prima di tutto e poi per portare avanti un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso con l'arrivo di Mister Euricco e che vorremmo portare avanti ancora per qualche anno. Il futsal che sta vivendo davvero delle stagioni incredibili in Sardegna, cioè una grossa crescita soprattutto dal punto di vista della fruizione di questo sport. Voi cercherete sicuramente di staccare quel famoso pass per un cambio di categoria, perché ogni anno siete lì per riuscirci. Poi che cosa succede, Matteo? Puoi svelare qualcosa? Allora, la voglia di fare questo grande salto nel buio c'è da tanti anni nel gruppo societario, ma essendo una società che deve fare i conti fondamentalmente con un bilancio legato alla disponibilità che i partner economici ci danno di anno in anno, bisogna programmarla con una dovuta accuratezza. L'idea di fare il salto nell'arco di un biennio era già preventivata dalla stagione scorsa. Questa sarebbe dovuta essere la stagione del famoso obiettivo del salto di categoria, invece per varie vicissitudini sarà un'altra stagione di lavoro e di costruzione. Fermo restando che noi abbiamo dimostrato negli anni che quando siamo lì poi difficilmente ci tiriamo indietro, anche se le cose dovessero diventare più grandi di noi. C'è stata un po' di polemica, l'abbiamo letto sui social, per quanto riguarda la costruzione, no? Anche della squadra. Insomma, c'è stata qualche defezione che magari non ti aspettavi? Sì, abbiamo avuto qualche defezione quest'anno su alcuni atleti che hanno deciso di provare delle nuove esperienze nonostante il legame con la nostra società fosse di lunga data o comunque piuttosto duraturo. La cosa fondamentale però è che, come noi abbiamo imparato in questi 25 anni ad assaporare le vittorie, le sconfitte e i risultati in varie categorie, anche gli atleti devono imparare a conoscere l'altra faccia della medaglia, per capire che quando si parla di serietà, quando si parla di organizzazione, quando si parla di sacrifici fatti dal gruppo dirigenziale di una società come la nostra per cercare di portare avanti questo progetto, sono cose vere, non sono farlocche. Nei nostri 25 anni abbiamo visto periodi in cui a Sassari c'erano anche 7-8 squadre, ma poi alla fine siete rimasti solo voi. Sì, quindi questo, alla fine della fiera, diciamo che il tempo, come si dice, è galantuomo e ci ha sempre dato ragione. Ultimissima cosa, voi curate in maniera particolare anche quello che è la crescita dei giovani, quindi il settore giovanile. Che problematiche state incontrando, specie per quanto riguarda l'impiantistica, Matteo? Perché è importante sottolinearlo. Allora, noi abbiamo fatto da tanti anni di necessità virtù, quindi non avendo altre società con cui collaborare per recuperare giocatori, ci costruiamo i giocatori in casa e quindi il settore giovanile è una delle forze di questa società. Di anno in anno facciamo degli investimenti su dei ragazzi che si avvicinano al nostro movimento. L'anno scorso siamo stati bravi perché, nonostante partiti in ritardo per via del Covid, a numero ridotto abbiamo portato la squadra giovanile sul tetto della Sardegna, perché abbiamo vinto il campionato di Under 19, siamo arrivati in finale di Coppa Italia e l'abbiamo persa solo ed esclusivamente per stanchezza, perché
quando prendi un gol a 20 secondi dal termine è solo quello, però abbiamo investito e siamo contenti di averlo fatto. L'impiantistica è il punto dolente fondamentale di questa attività. Purtroppo a Sassari sono carenti, i campi sono solo due, quelli omologati per poter fare questa attività. Il comune ha fatto una scelta sua, ha dato in gestione l'unica palestra cittadina, che è quella del Pala Santoro, dove per scelte adattate la palla a mano, che comunque è un movimento che a Sassari ha un grande seguito, la fa da padrone, e quindi noi abbiamo grandissime difficoltà a trovare spazi per poter programmare. Lo facciamo cercando di ovviare con qualche palestra provinciale o con qualche struttura all'aperto, ma molto spesso la voglia e la passione che noi mettiamo in quello che facciamo è la chance vincente per portare dentro i giocatori che poi diventeranno i futuri i giocatori della nostra società. È poco ripagata, aggiungiamo noi, per l'attenzione di tanti. Ultimissima cosa, si parte? Si parte oggi col raduno, incontriamo la squadra, incontriamo qualche affezionato, incontriamo uno degli sponsor che è il bar Il Quadrato, dove noi oggi faremo il raduno, parleremo di quello che abbiamo intenzione di fare e poi attivamente si partirà domani in un campo dove già qualche anno fa abbiamo costruito la prima promozione di C1, perché al tempo il Pala Santoro era stato bruciato e avevamo utilizzato i campi di Attos per la ripartenza. Abbiamo deciso di ripartire da lì proprio come buon auspicio. Quindi riuniamo questi due connubi, il nostro nome e l'esperienza di Attos, che è uno dei precursori di questo mondo nell'Or Sardegna, e speriamo che ci porti bene e speriamo di arrivare in fondo. Bocca al lupo. Crepi, grazie a tutti.